prima parlavi di scarti, di riutilizzo degli scarti, e una delle tematiche più calde sulle vetture elettriche è proprio che cosa succede alle batterie una volta che vanno in disuso. E la nuova direttiva di Porsche sarà di rigenerare le batterie, quasi come fanno ad oggi con i cellulari e i computer, con i ricondizionati. E il fatto di non smaltire la batteria usurata ma rigenerarla sarà un passo veramente importante dal punto di vista ambientale, e forse toglierà anche qualche dubbio ai più scettici verso le vetture elettriche. E una cosa che ho visto interessantissima vostra è il concetto di seconda vita delle calzature. Esatto, abbiamo visto in fabbrica proprio questo, quindi ci agganciamo perfettamente al discorso Taycan e le batterie Porsche e le batterie da non buttare, quindi riciclabili. Anche nel nostro piccolo, che non è proprio il nostro piccolo perché appunto produciamo milioni di paia di scarpe, abbiamo realizzato dei laboratori, di cui uno interno proprio l'abbiamo visto stamattina, per risolare, quindi dare vita, una seconda vita, piuttosto che una terza, una quarta, al prodotto, allo stesso paio di scarpe. Quindi noi risoliamo completamente con i materiali originali questi prodotti quando hanno la suola finita o le bordature di gomma finite, eccetera. Quindi manteniamo la tomaia, che rimane sempre bella, sempre nuova, sempre performante, e rimettiamo le suole nuove. Quindi diamo proprio una nuova vita. Quindi noi facciamo proprio questo servizio interno, e abbiamo anche dei laboratori esterni in giro per l'Europa e tutto il mondo per poter fare lo stesso servizio sul nostro tipo di calzatura. Quindi un grande risultato che va proprio in direzione della sostenibilità.